caverne e abissi. Ok, abbiamo dei super mega mostroidi. E fammi indovinare, guarda, prima ancora di ascoltarlo, secondo me Jumba ci dice che Stitch non sa nuotare. Quanto ci fai? Cerca di arrivare in cima alla scogliera e poi... Oh, guarda, un Unk! E che magnifico esemplare! Dove ero rimasto? Bene. La strada è libera. Corri, 626! Corri! Ah, strano, comunque. Vabbè, io intanto... Ok, prendiamo un po' di energia. Questo posso... Esatto, di... È stato bellissimo vederli volare via. Fammi vedere. Questi Unk sembrano pacifici, ma quell'acido no. Muoviti con leggerezza. Ok, acido. Io pensavo fosse acqua marcia. Comunque, io intanto inizio a distruggere un po' tutto quello che vedo, come farebbe esattamente Stitch. Qua c'è qualcosa? No, strano, d'accordo. Allora, con che pattern si muovono questi cosi? Ok, credo che proprio sia a tempo, nel senso... Ci fanno da sponda il tempo di passare da uno all'altro. Quindi, allora, aspettiamo che adesso respawni questo qua davanti. Perfetto. Aspettiamo che spawni questo qua a sinistra. Perfetto. C'è qualcosa di qua? No. Dobbiamo aspettare ancora uno. Perfetto. Dovrebbe arrivarne un altro. Spero, eccolo qua. No, no, cacchio. Ho preso il salto troppo largo. Ok. Ok, per fortuna ci siamo arrivati. Ok, proprio davanti al checkpoint. Siamo morti, che scemi. Va bene, non importa. Pistola, grazie, ci arrivo. Ok, sì, ci arrivo, ma è stato alquanto pericoloso come mossa. Ora è meglio tornare indietro, perché ci sono quelle casse. Magari ci può nascondere calmo qualcosa? Non lo so. Proviamoci, perfetto. È sempre un po' pericoloso fare sti salti, eh. Ok, non c'era nulla, perfetto, dai. Andiamo, quindi 3, 2, 1. Troppo. Ho sbagliato, l'ho visto subito che avevo sbagliato il salto. Però a sto giro ce l'abbiamo fatta, ok. Qualcosa? No, peccato. Qua non c'è. No, sì, c'è qualcosa. Però non... Va bene, grazie. Stavo dicendo, però non ci nasconde assolutamente... Il doppio salto mi ha fregato qua. Dicevo, non ci nascondeva assolutamente nulla. Ok, quelle piante saranno a tempo secondo voi? Vediamo. Ok. No, cavolo. La prospettiva qua mi ha fregato. Saltiamo sulla sua faccia. Ma dai, ma scusami, ma ero sulla faccia. Grazie del checkpoint. E via, perfetto. Pistola? Strano, ma niente, addirittura. Ma sti due checkpoint, uno letteralmente accanto all'altro. Vabbè, dai. A meno che non ci serva qualcosa a quelle foglie. Ma ne dubito altamente. Allora, aspetta che... Esatto, appare la mia imbarcazione. Eccoci qua, piano. Ok, tu sei lo stesso di prima? No, è un altro? Ok, ah no, era un altro addirittura, perfetto. Quindi quello che riappare da questa parte. Eccolo qua. Ah no, era sempre lui, ma faceva il giro... Ok, faceva un giro... Ok, mi ha un po' fregato qua. Ammetto che non me l'aspettavo, allora... Ok, perfetto. Grazie. E ultimo passaggio, grazie. Uff. Quello cos'è? Un alveare gigante? Mamma mia. Ma stiamo trovando veramente poco poco di DNA in sto livello. È una mia sensazione. Vabbè, probabilmente lo troveremo adesso che entriamo nella grotta. Io intanto proseguo anche da questo lato, che si sa mai ci sia qualcosa. Anche solo un oggetto. Perfetto. Allora, credo che dovessimo andare dall'altro lato, ma già che questa è un'entrata secondaria, meglio esplorare
tutto quanto. Infatti, guarda un po'. Cosa abbiamo trovato? Quello da 5. Ecco qua. Bastardo. Allora. Ok, calmi un attimo. Che mesti rumori. Ok, non posso farla esplodere l'alveare. Perfetto. Quindi ogni volta che troviamo una pona gigante dobbiamo solamente fare attenzione. Questi libelluloni sono invadenti. Distruggi il nido per liberarti di loro, 626. E come faccio? Ho provato a sparargli, ma non funziona. Come devo fare per distruggerlo? Stitch, ti dispiace, sai, no? Puntare ai nemici? Ah, perfetto, basta letteralmente farlo esplodere con qualsiasi cosa. Va bene, almeno l'abbiamo imparato. Di qua c'è per caso qualcosa, una qualsiasi cosa che io possa distruggere che mi dia un qualche tipo di aiuto oggetto, no? Intanto... 626, il migliore direi. Per cosa? Perché? Perché questo commento così out of content che ha addirittura tolto la musica? Allora, intanto andiamo a prendere... Eccoci qua. Grazie. Devo fare attenzione agli oggetti, non devo stare così vicino perché mi esplodono addosso. Ok, 3, 2, 1, vai. Aspetta, aspetta. C'è qualcosa qua dietro? Per un attimo ho pensato... vuoi vedere che magari ti nascondono un oggetto proprio lì? A quanto pare mi sono sbagliato. Grazie dell'altra pistola e del filmato. Ok, dobbiamo salire qua sopra, d'accordo. Eccoci qua, oh, calmo. Una cosa alla volta. Prima di tutto, dove dobbiamo andare? Ah, da questa parte, perfetto. Allora, grazie. E anche l'ultima pistola l'abbiamo ottenuta. Rapidità di fuoco massima. Distruzione, ovviamente, ai massimi storici. Ok, no, non devo salire. Oh, sì, no, non devo, perfetto. Ok, calmi un attimo. Grazie. C'è... qualcosa, sì, perfetto. Devo fare attenzione a sti trampolini che non è che ti fanno vedere benissimo dov'è che stai andando. Ok, io sto proseguendo nonostante letteralmente non abbia la minima idea di dove stia finendo. Però qua c'è un checkpoint, il che vuol dire che è la strada giusta. Ok. Allora, calmi un attimo. Andiamo subito. Ecco fatto. A distruggere le scatole. Grazie. Ok. Abbiamo distrutto il meganido. Abbiamo preso altra energia. C'è un altro trampolino per caso qui? Probabile. Allora, aspetta. Vediamo. Allora, non so il trampolino. Ma... aspetta. Oh, cavolo. Ah, ok, no. Posso arrampicarmi. Mamma mia. Dicevamo, posso arrampicarmi e prendere... eccola qua. Allora. Quindi questa è la strada giusta. Giusto? C'era qualcosa qui per caso? Andiamo a controllare. No. Questa è la zona dove siamo arrivati prima, dove c'era quello rosso. Perfetto. Che non sia mai che poi lasciamo indietro qualcosa o qualcuno mi dice guarda che lì poi è dimenticato. No, non abbiamo dimenticato assolutamente nulla. Quindi possiamo tornare alla nostra scalata, se non fosse che la telecamera non è per niente d'aiuto. Allora, da questa parte, bravissimo. Ok. Qua, ah, mi sembrava ci fosse qualcosa. Allora, aspetta, 3, 2, 1, vai. Bravo, bravo, bravo. Qualcosa? No, perfetto. Ok. Uff, checkpoint.
Che poi in realtà sti checkpoint sono utili solo per il fatto che se cadi almeno non ti devi rifare tutto il percorso, neanche tanto per stare attento a non morire. Semplicemente, piuttosto, guarda, mi butto nell'acido, mi butto io nell'acido e poi ritorno a questo checkpoint. Ma giusto solo per fare in fretta, qua c'è qualcosa. Non lo so, ma io tutte le cose che vedo le distruggo esattamente come farebbe Stitch. Ma anche per il semplice fatto che appunto potrebbe nascondere qualsiasi cosa. E poi non abbiamo trovato il calamaro, quello lì robotico, che dobbiamo inseguire ogni volta per sbloccare un filmato. Non ne abbiamo ancora trovato neanche uno. Il che è quasi strano. A meno che non mi sembra sia dentro la gabbietta, vero? Non credo. Allora, intanto grazie che... Il rallenti sì, ma non lo usiamo mai. Salta in aria e premi L1 per il lanciasfera. È un attacco violento creato apposta per te. Ok. Ah. Ecco come colpire il nemico. Non scordare, lo puoi colpire di nuovo sul rimbalzo. Boink, boink, ok, ti giuro, non ho ben capito il funzionamento del salto, ma a quanto pare funziona. Ok, l'importante è che non mi consuma energia, onestamente. Però, chi è? Ho sentito qualcuno dire: che ne dici di questo? Ma non ho visto nessuno. Grazie. Ho bisogno di un cosciotto io intanto. Ho bisogno di giusto giusto un pochino di energia. È di una scomodità quell'attacco lì in salto, che praticamente lui ferma il tempo a mezz'aria. Ah, eccolo qua. Lui ferma il tempo a mezz'aria, solo che poi devi lasciare L1 per poterlo... Ho sbagliato. Per poterlo colpire. Il che lo rende letteralmente poco pratico come attacco. Ecco fatto. Devi fare mega attenzione se vuoi usarlo quell'attacco. Oh, non so come l'ho ucciso, ma va bene. Ah, ma sono quei nanerottoli che era anche dentro la gabbia, quello che si trasforma. Ah, e allora qualcosa servono sti cosini. Però io intanto come faccio a salire là sopra? Bella domanda. Non lo so, proviamo ad avanzare, vediamo. Oh, ma stiamo trovando veramente pochissima roba in sto livello. Stiamo trovando davvero poca poca roba. Grazie. Rompi tutto. Ecco qua. Allora, io continuo a sparare che... Esatto. Grazie. Anche perché mi manca poco per arrivare al prossimo mondo. Siamo a 160, cioè se servono 180. Quindi spero che più avanti si trovino altri cosi di DNA. Anche perché... esatto. Avrei potuto farlo io. Ci sarebbe piaciuto. Che praticamente questo è l'altro esperimento che parla. Ecco qua. Avrei potuto farlo io, però non l'hai fatto. È come il solito bulletto. Eh sì, certo. E poi non fa mai nulla. Bravo, bravo. Detto ciò, prima di proseguire, ecco fatto. Però ste gabbiette devono servire a qualcosa. Non posso stare lì a letteralmente fare nulla. A meno che tipo non debba distruggerle usando quest'altro qua che è diventato grosso, queste cose qua. Onestamente non vedo altro modo per usarle. Grazie. Ancora. Ecco qua. Eccolo lì un calamarone. Quanto ci fai che ci fa fare qualche giro strano, tipo salta, inseguimi, scendi e risali, qualche cavolata del genere. Grazie. Io però prima, ecco, infatti guarda, ce n'è un altro qui. Mi sembrava ci fosse un'elica di DNA rossa. Ok, calmi un attimo. Allora, ci arrivo. Vediamo, sì, dovrei arrivarci, grazie.
Che tra l'altro mi sembrava di averne visti due, ma l'altro in realtà era questi qua col fucile. Perfetto. Ah, siamo diventati invincibili. Ottimo. Non che la cosa adesso ci serva. Ma io li uccido anche solo andandogli addosso? No. Cioè, sono solo invincibile contro i colpi. D'accordo. D'accordo. Ecco qua, inseguiamolo. Però prima mettiamoci in posizione. Eccoci qua. No, ma scusa, ma che palle. Ero proprio a un mezzo millimetro da lui. Eccoci qua. Dove è andato? Da questa parte. Corri, corri, corri. Dove è andato? Che distanza si è fatto? Seguilo, seguilo, seguilo. Porca miseria, veloce. No, dai. Ma porca miseria. Ma sti... Ma più di andare a questa velocità, cosa vuoi che faccia? Eccomi qua. Madonna mia. Taglia, 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 taglia. No, ok, madonna. Che proprio gli devi andare nell'esatto frame in cui si trova lui, se no non te lo conta. Mi chiedo se in questo gioco ci siano tipo sezioni di missioni in volo o guida. Chi osa venire a disturbare? Che brutta la voce. Cioè, è bella la voce, ma non c'entra letteralmente nulla con Hamsterville. Che boom, cacchio di criceto nano. Ma porca miseria, gli metto sto vocione. Cioè, almeno nel cartone ha proprio la vocina fastidiosa addirittura. Allora, io intanto scendo con la dovuta calma e attenzione, controllando sempre che ci sia tutto. Mamma mia. Madonna mia, ok. Questo si salta? Ok, c'è un pulpo là sotto. E scusami, come dovrei fare? Ok, per un secondo l'ho immaginato, ma mi chiedevo se fosse possibile. No, questo qua attaccato al muro non ce la farò mai. Questa telecamera è impossibile. Questa telecamera messa così è letteralmente impossibile fare sta roba. Forse ce la faccio. Sì, certo. Ah, perfetto, ok. Sono stato più bravo di quanto mi aspettassi. Complimenti a me. Forse ho sopravvalutato la difficoltà, Forse sto giro... fammi vedere se c'è magari qualcosa attaccato ai muri. Allora, da questa parte no, di sicuro. E da questa non mi sembra di aver visto nient'altro, quindi... Vai, eccoci qua. Che non si sa mai che magari l'ultima spirale di DNA l'attacchino contro un muro e tu non la vedi. Perché non ci pensi? Per un attimo ho pensato che sarei morto per via della telecamera, non tanto per il fatto che lui non ci sarebbe arrivato. Allora, calmo un attimo. Mamma mia, la telecamera, lo ripeto. Allora, calmo. Sei scemo? Eccoci qua. Allora, anche i nemici possono essere lanciati. Tu non puoi stare qui. Il senso di questa frase qual è? Allora, aspetta. Ho bisogno di cibo. Avevo bisogno di cibo, maledizione. Ok, no. Ho capito. Forse per poter aprire la gabbietta dobbiamo proprio lanciare qualcuno. Un attimo da capire. È un attimo da capire chi può essere lanciato e chi no. È stato molto divertente vederlo esplodere contro i cristalli. Ok, vabbè, grazie del consiglio di poter lanciare i nemici, ma onestamente
Forse avrei voluto saperlo prima. Forse. Forse era un'informazione un po' utile. Io intanto. Ecco qua. Dove sei? Ma poi tutta sta azione così Matrix. Perché? Ecco fatto. Grazie. Oh, mamma mia. Abbiamo finalmente ricevuto qualche notizia utile sui vari tipi di attacco e tutto il resto, però sai, magari saperlo prima era un pelo anche meglio. Però vabbè, non importa, non importa. Pensavo che sto livello sarebbe stato più corto, onestamente. Invece, oh, sta durando più di quanto mi aspettassi. Se vi chiedete perché pensavo fosse più corto, non lo so. Cioè, siamo partiti veramente che pensavo, boh, non mi sembra. Ci sali sopra? Chissà quale lunghezza. Ecco qua. Hai abbastanza DNA per continuare se vuoi. Sì, lo so, devo arrivare a 200. Cosa fanno sti cosi? Dobbiamo arrivare a 230 per il prossimo, Lì c'è un filmato e questa volta però l'abbiamo visto. Forse dovrei controllare anche magari gli altri, ma chi c'ha voglia di tornare indietro solo per controllare questa cosa? Nessuno, ovviamente. Però, ecco, ti pareva? Qui abbiamo, oltre a questo... Ok, allora lì dicevo abbiamo la pedana per il checkpoint. Ok. No! Uff, mamma mia, la telecamera. Ok, calmo un attimo perché c'è... Dov'è? Dov'è il mio calamaro? Dove cacchio è finito? Ah, se solo si potesse guardare attorno meglio in sto gioco, no? In sto gioco la telecamera è un optional. Eccolo qua. Oh cacchio, oh, attenzione. Ciao. Adesso scompare. Dove è andato? Non lo vedo. Non lo vedo, non lo vedo. Oh cavolo, vai. Ciao. No. Sta parte qua è infattibile. Mi dispiace, ma non si può proprio fare. Va bene che adesso è rimasto lì, ma non ci arrivo. No. Non mi da... Ah, questo giro, guarda. Lo so che l'ho detto anche di altri livelli, ma questo giro l'anima non me la danno solo per farmi venire l'ulcera per via della telecamera. No. A questo giro, guarda, mi dispiace, completismo, va bene tutto, però guarda. Va bene così. Per questa volta mi arrendo io prima di impazzire. Calmo. Tanto è un filmato, ragazzi. Cioè, onestamente è brutto pazzo. Ce la possiamo fare? Dicevo, è l'ultimo dei miei problemi e volevo provare ad andare oltre la cascata. Volevo vedere se al suo interno ci fosse qualcosa. Eccoci qua. Via le vespone. Adesso quello si trasforma. No, strano. E siamo a fine livello, pensa un po'. Li avremmo presi tutti? Guarda, onestamente non lo so. Può essere. No, come al solito ne manchiamo sempre pochissimi.